Life Social. Buonasera amici di Radio News 24, ben trovati su Live Social. Io sono Federico e in questo momento con me c'è Pietro Bellini. Buonasera a tutti. Buonasera Pietro e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora Pietro, io so che tu ci vuoi raccontare un po' di una storia particolare, perché tu sei un personal trainer, però il tuo campo di competenza è stato in voga parecchio in questi ultimi mesi. Purtroppo, sì. Per il motivo più che altro. Sì, raccontaci, esatto. Purtroppo è stato molto in voga, soprattutto quando parliamo dell'home fitness, semplicemente perché l'allenamento è sempre andato in voga per chi ovviamente ci mette sia la testa che anche il muscolo. Però soprattutto nel periodo di chiusura, quindi Covid parliamo, c'è stato proprio un boom, un'esplosione di allenamenti fatti in casa. Cosa c'è di importante, diciamo, da sapere inizialmente per degli allenamenti fatti a casa? In primis, non sono per tutti, anche se sembrano per tutti, ma ognuno deve fare ovviamente il suo livello secondo le sue possibilità e intenzioni di poterlo fare. Quindi anche il semplice salire su uno step o salire su una sedia può diventare complicato per la signora Pina, che magari vede il classico video su YouTube e si lancia nel fare lo step perché si annoia purtroppo nel periodo Covid. Può essere complicato anche per me comunque. Sì. Cioè nel senso, in questa situazione magari anche uno che non è allenato, no? Esatto, esatto. Infatti partire soprattutto da una base, da un suo livello è la cosa più importante. Cioè ognuno conosce il proprio limite e è bene fermarsi a quel limite lì. Ed è giusto così, infatti, cioè, è sotto questo aspetto è fondamentale la tua figura. Sì, esatto, infatti è stato molto importante e sono stato, diciamo, uno dei pionieri dell'online, perché da circa un anno e mezzo che lavoro nell'online, avendoci una piattaforma, un sito internet dove ci sono tantissimi tutorial e programmi per potersi allenare. E infatti questa cosa qua mi ha un po' salvato, diciamo, il sedere, se possiamo dire, perché nel momento di chiusura palestre si sono trovati tutti i miei colleghi a stare un po' a casa a provare, diciamo, questa nuova piattaforma e questo nuovo mondo online. La fortuna è stata che l'onda l'ho cavalcata molto prima e ho sfruttato questo periodo e ho creato appunto anche un programma che si chiama il Metabolic Fitness Program, un programma di 90 giorni, 30 minuti di allenamento fatti tutti i giorni. E consiglio uno di provarlo solo se avete e se siete già un po' allenati. Problemi alle ginocchia, problemi alla cervicale, problemi alla lombare, conviene magari evitarlo. Ecco perché magari seguire dei personaggi, delle figure che sono specializzate in questo settore, come possono essere i personal trainer o tutta la branchia del fitness. Perché in quel periodo lì chiunque ti faceva vedere i suoi esercizi su Instagram, compagnia cantante. Io vedevo ste influencer o l'influencer di turno che magari si allena da 18 anni e che fa cose semplicissime, che sembrano semplicissime perché dal suo punto di vista è un esercizio di mantenimento. Bravo, quindi, esatto. Per il suo. È difficile poter parlare in quel momento di un settore perché... purtroppo la noia, l'obbligo di rimanere a casa ha fatto svegliare qualsiasi iniziativa e creatività delle persone. Quindi tutti diventavano chef, tutti diventavano personal trainer oppure del fitness o star anche italiane che si sono buttate in questo mondo. Ovviamente loro, essendo più conosciute, hanno fatto molta più come dire, espansione di questa cosa. Il problema è che magari, giustamente, io non sono nessuno ad oggi, sono solamente un piccolo personal trainer della provincia di Siena. Magari non guardavano me, ma guardavano magari la Diletta Leotta del caso o magari il Brad Pitt che ti faceva l'esercizio X. Però il consiglio mio, anche perché parlando proprio di esperienza pura, al momento che hanno riaperto un po' le frontiere e le porte, siamo un po' usciti, il telefono mio ha iniziato a squillare immediatamente. Quali sono state le prime, diciamo, chiamate? Le prime chiamate sono state proprio quelle: ho problemi perché mi sono allenata a casa, ho seguito il video tutorial di X e mi sono fatta male, perché magari il video tutorial non era così esplicativo rispetto a magari un programma
dove ti va a spiegare dall'inizio alla fine le posizioni e le posture da adottare, cosa molto molto importante. Io sono d'accordo con te, infatti i rischi sono stati tanti e penso che parecchia gente abbia avuto questo problema. Intanto voglio dare i tuoi contatti, Pietro, così chi ci ascolta sa dove poterti trovare. 351-6647-628 il numero di telefono, indirizzo vabbè Siena, però in realtà abbiamo appena spiegato che tu raggiungi chiunque, quindi vabbè. Facebook pietromac.fit, Instagram pietromac.fit, YouTube Pietro Bellini, sito web www.pietromacfit.it è tutto preciso, e indirizzo email info@pietromacfit.it. Ecco Pietro, io volevo chiederti subito questa cosa che in realtà era la prima cosa che volevo chiederti, ma poi ti ho chiesto altro perché il mio cervello ragiona in modo strano. Quando ti sei buttato per la prima volta in questo mondo dell'online, immagino che tu sia partito prima come trainer, sì, no? Chiaro. E ti sei buttato in questo mondo dell'online, com'è stato all'inizio? Adesso ormai sei maestro in quest'arte. Esatto. E il problema è quello che consiglio sempre a tutti, sia ai miei amici che anche ai miei colleghi che vogliano iniziare questo percorso, che ad oggi mi trovano molto fluido, riesco a fare delle stories molto veloci, riesco a mandare quel messaggio che realmente voglio mandare in modo molto concreto. E le prime stories che ho fatto era una stories, ok, no, fa schifo, scusa, boom, cancella. Rifacciamola, ok, riprova. Cioè, certo. Sono, diciamo, tempo perso? All'inizio può sembrare di sì. In realtà, poi quando arrivi a un livello che è come se fosse una routine, un'abitudine, riesci molto bene. Tra l'altro non pensavo nemmeno di aver scritto un libro. In realtà ho scritto anche un libro. Ah, caspita. Quindi, complimenti. Cioè, veramente, è stata una cosa che chiunque uno dice un domani scriverò un libro. Vabbè, tutti si dice no qualcosa, domani chissà, vorrò essere certo, chissà chi. E ho passato un periodo della mia vita dove ho scritto un libro che si può trovare su Amazon tranquillamente. Il titolo è Dormi, mangia, lavora, allenati e ripeti i 5 passi ovviamente per vivere al meglio. Ma è un libro non tecnico, io lo chiamo più un'autoguida, dove vado a spiegare questi 5 passi e può leggerlo chiunque. C'è scritto dall'allenamento, c'è scritto dall'alimentazione, e ovviamente l'alimentazione è solamente un consiglio che do nel mangiar bene. Il mangiar bene, tutti ovviamente si dice io mangio bene, te mangi bene giustamente, mi puoi dire, però bisogna capire anche le esigenze, certo, che hanno i nostri, certo, corpi. Certo, assolutamente. Caspita, addirittura un libro, non sapevo. Quindi complimenti, cioè, comunque si vede che in realtà tutto quello che fai lo fai naturalmente, cioè da come ne parli, nel senso ormai sei nel flusso, quindi esatto. Cioè, avendolo iniziato prima, per te è la normalità tutto questo, anche quando dicevi, secondo me la chiave è proprio quella delle storie. Bravo. Che diceva, a me non sembrava, all'inizio poteva sembrare inutile, adesso le faccio come una routine, però funzionano. Sì, esatto. Perché ormai sei lì. Ho trovato tantissimi, tantissimi colleghi, ma anche dirigenti di strutture sportive che magari mi hanno beccato nel social vedendo una stories mia così random e mi hanno detto appunto queste parole che mi stai dicendo tu, cioè che quello che racconto nelle stories o che racconto nei miei video, nei miei allenamenti, sono cose che mi vengono ovviamente dal cuore. Io da piccolo, sai che quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo voglio aiutare le persone a stare meglio. Era proprio questo quello che il mio desiderio, che si è avverato, e infatti sto avendo i miei risultati, ecco. Assolutamente. Guarda, io ti ringrazio Pietro per questa chiacchierata. Grazie a voi. E ti auguro una buona serata e assolutamente un bocca al lupo per tutto, per diventare grazie ancora più conosciuto in questo mondo del fitness online. E ringrazio tutti voi amici ascoltatori di Radio News 24, ci trovate sempre su queste frequenze, e ovviamente se invece cercate anche il libro di Pietro, invece lo troviamo su Amazon. Qual era il titolo? Dormi, mangia, lavora, allenati e ripeti. Perfetto, grazie ancora Pietro e buona serata a tutti quanti. Grazie voi. A voi e grazie a te. Live social.